Vai. E io sono orgoglioso di mio padre e di mia madre che mi hanno insegnato a essere libero e non a farmi i fatti degli altri senza ragione per dimostrare di essere come quelli che capiscono tutto. Ebbene, sua figlia, caro signor Fedeli, era distante 20 metri da me e ha voluto darmi la lezione perché io portassi la mascherina mentre stavo all'aperto. Ebbene, essa non è affatto necessaria. Anzi, stare all'aria aperta è l'unica condizione per avere la certezza della propria buona salute. Quindi la mascherina ti limita il rapporto con l'aria aperta, la giornata come era quella di oggi, con il sole. E tutto questo non lo dico io, ma avendo qualche problema più grave di un'influenza o di una polmonite, sono stato al Policlinico Sant'Orsola, dove i medici, Paolo Castellucci e il gruppo dei suoi, mi hanno dato un documento chiedendomi di continuare a combattere questa battaglia perché non ci siano delle Pierine come sua figlia, di cui lei è orgoglioso, le quali cercano di fare la morale agli altri sulla base di luoghi comuni come la mascherina obbligatoria, anche i fatidici DPCM che un magistrato ha stabilito non dover essere osservati perché limitano le libertà personali, dicono di tenere con sé il dispositivo di sicurezza, non di indossarlo all'aperto. Sua figlia ha voluto fare la morale a me, non so se mi abbia riconosciuto, ma certamente mi ha detto: si metta la mascherina, si faccia i cazzi suoi, le ho detto, se la metta nel culo. Sono orgoglioso di averlo detto, ma questo non ha niente a che fare con la mia funzione parlamentare, si dimostra indegno di essere un parlamentare. Ben altri sono i parlamentari indegni, quelli che dicono bugie come quelle che lei dice a sua figlia, come quelle che lei impone a sua figlia, delle verità che non sono tali, in nome di una salute che dovrebbe essere superiore alla capacità di giudizio. Lei deve insegnare a sua figlia, come mi insegnò mio padre, ad essere in grado di giudicare. All'aria aperta la mascherina non serve a nulla e nessuno te la impone. Sua figlia non faccia il poliziotto, non dica a me quello che devo fare, perché altrimenti io la mando a fare in culo come lei, caro signor Fedeli. Per il resto, i medici del Sant'Orsola mi dicono: il terrorismo, soprattutto mediatico, non può e non deve durare. E se durasse, allora sarebbe veramente grave per la società. Lo dicono medici che si occupano di malati veri. E ancora, queste ultime indicazioni dei DPCM, inutili, contraddittorie e velleitarie, sono restrizioni che ci hanno spinto a chiederle di combattere quelle battaglie che lei sta portando avanti. Nessuno di noi è stato mai impegnato in battaglie politiche di nessun tipo, né iscritto a partiti o ricoperto incarichi pubblici, ma ora di troppo si è passato il limite. Questa mail è per fornire il nostro eventuale personale appoggio a porre un atteggiamento razionale, pragmatico e scientifico. Quello che lei, signor Fedeli, non è stato in grado di insegnare a sua figlia, la quale per fare il fenomeno voleva dire a me quello che devo fare. So bene quello che devo fare e nessun danno faccio a nessuno, né tantomeno a sua figlia. Sua figlia fa danno a se stessa per colpa di suo padre. Calmo, Fedeli.